Bentrovati a tutti. Io sono Menta Lorena, una tutor didattica del corso di laurea in fisioterapia della sede di Parma e ovviamente sono una fisioterapista. Come premessa fondamentale, occorre chiarire dal punto di vista normativo chi è la figura del fisioterapista ed è definita proprio da un profilo professionale. Siamo gli operatori sanitari abilitati a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali e sanitarie la prevenzione, la cura e la riabilitazione in diverse aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, come ad esempio anche il linguaggio, capacità cognitive, di ragionamento e di quelle viscerali, conseguenti a eventi patologici a diversa eziologia, quindi a diversa causa. Lavoriamo in riferimento alla diagnosi del medico e alla sua prescrizione e nell'ambito delle nostre competenze elaboriamo anche in equipe multidisciplinare la definizione del programma di riabilitazione, volto proprio al superamento del bisogno di salute della persona disabile. Lavoriamo in diverse aree, quindi da problemi di tipo ortopedico, ma anche di tipo neurologico, a livello viscerale, quindi a livello ad esempio respiratorio piuttosto che cardiologico, e ci occupiamo sia di persone diversamente abili in modo permanente o per un tempo limitato di tempo. Lavoriamo in diverse aree, quindi ci occupiamo sia dell'età evolutiva, sia dell'età adulta che delle persone più anziane. Quindi nell'arco della vita di un soggetto ci occupiamo di diversi aspetti. Ma ci occupiamo anche di sport, sia in soggetti normodotati che in soggetti diversamente abili. Sempre dal profilo professionale emerge che pratichiamo autonomamente appunto attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitivi utilizzando quello che abbiamo a disposizione, cioè terapie fisiche piuttosto che terapie manuali, massoterapiche e occupazionali. Inoltre, cosa facciamo? Anche proponiamo, possiamo proporre l'utilizzo di ausili ed ortesi, ne addestriamo all'uso e ne verifichiamo l'efficacia. Inoltre, lavoriamo basandoci su un vero e proprio ragionamento clinico, quindi ci poniamo degli obiettivi e in base a questi obiettivi noi impostiamo il nostro progetto, programma riabilitativo e quindi il nostro trattamento. Però svolgiamo anche attività di studio e di didattica, come ad esempio la sottoscritta, e anche consulenza professionale nei servizi sanitari o in tutte quelle strutture dove vengono richieste le nostre competenze. Possiamo svolgere la nostra attività sia in strutture pubbliche che in strutture private, sia in regime di dipendenza che in regime di libera professione. Possiamo quindi lavorare in grandi ospedali, ma anche in strutture, in piccoli studi privati o in strutture comunque più limitate e contenute come numerosità o anche nelle strutture per anziani. Svolgiamo il nostro lavoro con titolarità e autonomia, nei confronti sia dei singoli individui, ma anche nei confronti della collettività. E il nostro lavoro è sì il trattamento riabilitativo, ma anche lavoriamo per prevenire certi tipi di patologie e espletiamo tutte le nostre attività basandoci su quello che è proprio il nostro profilo professionale. Le competenze del fisioterapista sono tantissime. Si parla proprio di competenze core, cioè centrali al nostro lavoro e si va appunto, come potete vedere dall'immagine, dalla prevenzione, la cura e riabilitazione, l'educazione terapeutica, la formazione e l'autoformazione, che poi vedremo dovrà continuare un po' tutta la vita professionale. Abbiamo un lavoro di grossa responsabilità e di gestione di management anche proprio dal punto di vista organizzativo, quindi sono richieste diverse competenze e inoltre dobbiamo avere un'empatia molto importante e quindi non sono da dimenticare anche capacità comunicative e relazionali. Inoltre, una cosa importantissima da dire, soprattutto al giorno d'oggi, è che lavoriamo sempre basandoci su quella che è l'evidenza scientifica, quindi basandoci proprio su una pratica basata sulle prove di efficacia.
Quindi le nostre competenze sono appunto racchiuse ancora in questo diagramma e lavoriamo proprio a beneficio per la salute dell'individuo e della comunità, proprio come anche esplicitato dal nostro articolo della Costituzione, l'articolo 32. Quindi le competenze del fisioterapista sono racchiuse in queste tre chiavi. Dobbiamo sicuramente sapere, saper fare, ma fondamentale è il saper essere, quindi il saper essere dei professionisti sanitari a tutto tondo con quelle famose capacità comunicative a cui facevo riferimento prima. Per quanto riguarda la formazione, che si può fare in questa università piuttosto che anche in altri contesti, però è il titolo richiesto è sicuramente il diploma di scuola media superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, e ovviamente occorre superare un test d'ammissione. Che viene fatto annualmente e è a settembre e ovviamente devono collocarsi chi vuole appunto avere l'ingresso a fisioterapia in una posizione utile per l'immatricolazione. Il numero di studenti ammessi al corso è determinato in base a una programmazione nazionale e regionale, quindi non è decisa dall'università o comunque concordando il numero a livello appunto ministeriale, a livello regionale. La durata del corso è di 3 anni, si accumulano i 180 CFU, di cui 60 saranno dedicati al tirocinio. E i settori in cui si imparerà a lavorare saranno sia l'infantile piuttosto che l'adulto e l'anziano, come vi dicevo, in base al nostro profilo professionale. E gli ambiti sono quelli che potete vedere scritti nella slide sovraimpressa. Il percorso di studi è abbastanza articolato e impegnativo, dovete immaginare che sia come un albero e il primo anno quindi sarà dedicato all'acquisizione di tutte le scienze di base che dovranno poi permetterci verso il secondo anno di affrontare quelle che sono le patologie degli apparati che si sono studiati appunto al primo anno e arrivare alla fine del terzo anno, quindi la chioma del nostro albero, dove avere tutte le competenze riabilitative per poi appunto iniziare il mondo del lavoro. A Parma ci sono due sedi formative, la sede di Parma e la sede di Piacenza, anche qui i numeri vengono decisi di anno in anno e con l'uscita appunto del bando è possibile vedere il numero di una sede piuttosto che dell'altra, ma in entrambe è previsto un direttore delle attività didattiche professionalizzanti e dei tutor coordinatori per gli anni di corso. Durante il percorso di studi si acquisiranno quindi le conoscenze delle scienze di base cliniche, quindi le nostre radici, per poi andare appunto ad affrontare tutto quello che è l'aspetto riabilitativo nei diversi ambiti in cui saremo chiamati a lavorare. Ripeto, il nostro lavoro, così come anche il percorso di studi, si basa proprio su un continuo ragionamento clinico, quindi si imparerà nel corso dei 3 anni ad analizzare ed affrontare i problemi e individuare quelle che sono le metodologie di intervento proprie della nostra professione e utili al paziente che avremo in cura. Inoltre avremo sempre in mente quelle che sono le conoscenze a livello etico, deontologico e giuridico e, come vi ho già detto più volte, una grossa capacità relazionale che però verrà sperimentata proprio anche nel corso del percorso di studi. Questo è il piano degli studi che troverete anche nelle brochure che abbiamo distribuito ed è insomma la parte più aggiornata appunto del piano degli studi. Fondamentale è questo altro aspetto, che è la frequenza delle attività formative teoriche è obbligatoria e propedeutica all'esperienza di tirocinio, quindi per essere ammessi all'anno successivo, quindi dal primo al secondo, dal secondo al terzo, lo studente deve aver partecipato e frequentato almeno al 75% di ogni attività formativa teorica, quindi gli insegnamenti, e superato delle propedeuticità previste dal regolamento didattico,
quindi sia per iscriversi al secondo e al terzo, e poi insomma vi verrà poi esplicitato una volta che entrerete quali sono gli insegnamenti, e aver superato l'esame di tirocinio che viene fatto ogni anno proprio al fine di per potervi permettere di proseguire il vostro percorso. Allora, lo studio sicuramente c'è tanto studio individuale, non è da negare, ma ci sono appunto le attività formative di tirocinio e anche le lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio, che sono importanti sì per avere la frequenza, ma anche perché effettivamente portano via un po' meno tempo magari allo studio individuale, perché esserci e frequentare è determinante poi per apprendere meglio. Finito questo percorso di 3 anni c'è una prova finale che ha proprio l'obiettivo di capire il raggiungimento, di valutare il raggiungimento delle competenze acquisite dal laureando, e si compone di 2 parti. La prova pratica, che è una prova abilitante, quindi vi abilita alla professione, e ovviamente la discussione della tesi di laurea. Sempre per quanto l'Università di Parma, per quanto riguarda l'Università di Parma, come vi dicevo, ci sono 2 sedi formative. C'è la sede di Parma, che è presso il padiglione Rasori, nel complesso ospedaliero, la sede dove siamo noi tutor sostanzialmente e dove è la DADP, ma in realtà le lezioni per quanto riguarda l'Università di Parma vengono svolte in via Volturno prevalentemente, che è appena dietro appunto al padiglione Rasori, dove per intenderci vengono svolte anche le lezioni di medicina e di tante altre professioni sanitarie. Per quanto riguarda la sede di Piacenza, invece, è a Fiorenzuola d'Arda, in una sede abbastanza comoda da raggiungere perché è sulla via Emilia ed è facilmente raggiungibile anche dai mezzi pubblici. Ritornando al nostro corso, abbiamo tante lezioni frontali sia a Parma che a Piacenza, ma le lezioni frontali, soprattutto quelle propedeutiche iniziali, quindi le famose radici di cui vi parlavo prima, sono svolte quasi sempre a Parma. Lezioni frontali professionalizzanti, quindi con fisioterapisti che saranno vostri docenti, e potranno essere svolte sia a Parma che a Fiorenzuola. Attività didattiche integrative per entrambe le sedi, attività didattiche elettive sempre per entrambe le sedi, e poi tanti laboratori clinici e ovviamente l'attività di tirocinio, e questa attività può essere svolta all'interno di tutta la provincia, sia di Parma che di Piacenza. Le sedi di tirocinio sono queste che vedete scritte. Si parte per il primo anno anche da un'esperienza di tirocinio negli asili nidi e nelle scuole materne per apprendere quello che è lo sviluppo fisiologico di un bambino, e per poi arrivare nelle case di cura, quindi centri per anziani e anche ospedali, piuttosto che il territorio, quindi le aziende a USL sia di Parma che di Piacenza, e tutti i centri convenzionali del sistema sanitario nazionale, quindi anche centri privati nello stesso territorio di Parma e provincia, e anche squadre sportive ovviamente. La pratica clinica è fondamentale. Se torniamo ai nostri CFU, quindi di 180 CFU, 60 sono dedicati proprio all'attività di tirocinio, è fondamentale perché vi permetterà proprio di sperimentare e sperimentarsi, di imparare gradualmente quello che è la professione del fisioterapista e gradualmente quindi poter prendere decisioni utili poi per iniziare appunto a lavorare, selezionare interventi appropriati in una particolare situazione, organizzare e gestire il proprio tempo, che è una cosa fondamentale, l'organizzazione anche vostra, responsabilizzarsi rispetto a quella che è la vostra formazione, quindi verrà chiesto un grosso impegno dal punto di vista personale, perché il corso di studi lo richiede, perché la professione lo richiede, per prepararvi proprio a quello che sarà il mondo del lavoro. E ovviamente l'esperienza di tirocinio vi permetterà di mettervi in pratica, soprattutto dal secondo piuttosto che dal terzo anno, ovviamente. E ovviamente apprendere da quello che è reale, che va bene apprendere sui libri, va bene studiare, va bene sapere, ma come vi dicevo è fondamentale saper fare e il saper essere. E ovviamente collocarsi e capire nel percorso di studi
su cosa effettivamente poi vi vorrete specializzare. Dopo, è fondamentale anche questo aspetto che effettivamente noi dal 2018 è in corso appunto una procedura di iscrizione all'albo e cosa più importante, fondamentale, direi un evento storico per la nostra professione, dal 2022 abbiamo un albo di fisioterapisti, quindi esiste una federazione nazionale degli ordini professionali sanitari dei fisioterapisti che prevede un comitato centrale e 38 ordini territoriali suddivisi in regionali, interregionali, provinciali, interprovinciali, e in questo territorio esiste un ordine interprovinciale che appunto comprende le due province di Parma e Piacenza. Sostanzialmente anche guardando su internet, ricercando su internet il nome di un fisioterapista, si riesce a capire effettivamente se è iscritto all'albo e quindi si può esercitare la professione. Capite che è veramente un aspetto fondamentale proprio dal punto di vista professionale per evitare anche quello che è insomma l'abusivismo. Ma, come vi dicevo, la nostra è una continua formazione, quindi finito appunto il percorso triennale, quindi aver acquisito i vostri 180 CFU, è possibile proseguire il percorso universitario con master di primo livello che vi daranno altri CFU sia all'interno dell'Università di Parma ma anche in altre università e anche la laurea magistrale, quindi il 3+2, che ovviamente non è all'interno della nostra università, ma vi sono altre università all'interno della regione che offrono questa possibilità. E dopo la laurea magistrale si potrà avere accesso a master di secondo livello o dottorati di ricerca. Quindi capite che è un percorso veramente in continua evoluzione. Senza dimenticare che in realtà dobbiamo formarci sempre, quindi indipendentemente appunto dal percorso universitario che si può o meno scegliere di continuare, però la formazione, quindi l'acquisizione dei famosi ECM, cioè l'educazione continua, i crediti che danno appunto attestano la nostra continua educazione, vanno fatti periodicamente ogni anno. Perché venire qua all'Università di Parma? Perché sicuramente c'è tanta esperienza, c'è tanta competenza formativa e vi è un elevato livello di insegnamento con docenti che con tantissima esperienza ma anche in continuo aggiornamento e inoltre è fatta di strutture moderne e uno stretto proprio rapporto con docenti e tutor. Inoltre, grazie alla forte rete di convenzioni che il corso di laurea, comunque tutte le professioni sanitarie hanno instaurato con la rete territoriale, è possibile anche frequentare tirocini formativi che possono rappresentare anche future opportunità di lavoro. Inoltre, sia qua che a Fiorenzuola abbiamo dei laboratori dotati di lettini e con attrezzature dove è possibile effettivamente fare pratica. Inoltre, il nostro corso è arricchito di attività didattiche elettive che sostanzialmente possono poi darvi anche l'idea di quello che effettivamente potrebbe interessarvi una volta laureati, quindi sempre in un'ottica di specializzazione. Inoltre abbiamo veramente un ricco dossier formativo aggiuntivo. Inoltre, per chi insomma lo desiderasse, c'è anche l'opportunità di frequentare un periodo all'estero e quindi sono previsti dei programmi Erasmus e Dover World. Inoltre, e poi avrete la possibilità anche oggi, se vorrete, insomma, i nostri studenti sono soddisfatti del nostro corso di laurea e quindi appunto se volete, dopo la nostra presentazione, abbiamo due studenti del terzo anno disponibili a parlarvi e a raccontarvi come stanno vivendo loro il percorso di studi. Ok, io ho finito, vi lascio spazio alle domande, se ne avete, che sono ben accette.